Timing perfetto. E se lo braccio sollevato è puramente casuale. Che coincidenza! Volevo proprio dei cicles, raga. Avete visto? Timing perfetto. Grazie. Direi che possiamo iniziare, ragazzi. E se ho il braccio... sollevato è puramente casuale. Porca vacca, c'eravamo qua. Qua ho sbagliato io. E se ho il braccio sollevato è puramente casuale. Non ce la faremo mai. Ciao a tutti, ragazzuoli. Io sono Fanks. Mi sono messo mezz'ora a fare sta cagata. Comunque lancio malissimo. Non fare brutti gesti. Maleducata. No, sto scherzando. Però non c'è, ragazzi. Ma perché parlo così? Ma qualcuno mi può aiutare, ragazzi? Ma per favore ve lo chiedo. Ma non sto bene. Oggi, ragazzi, perfect timing. No. Non so neanche se si dice così. Cioè, cose che succedono proprio nel momento preciso. Un po' come Gavery Cicles, che mi andavano un sacco. E giuro, non so chi è che me li abbia lanciati. È stata cosa puramente casuale. Ma che cavolo sto di nome? Perché non lo smetto. Sì, spacchiamo anche tu. Dai, tanto voglio dire, già fa tutto schifo. Cioè, magari, che ne so, avete bisogno di fare la cacca e all'improvviso appare un gabinetto magico in mezzo alla strada. Raga, ve l'ho detto che non sto bene. In ogni caso, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Che sono curiosissimo. Magari ci sono persone fortunate come me che quando hanno bisogno di cicles arrivano dal cielo. Perfetto, ragazzi. Ed eccoci qua. Che cavolo sta facendo? Vabbè, se iniziamo così, allora ditemelo. Vado a comprare del chinotto. A te ti piace un chinotto? Così, a caso. Ma in che senso, scusa? Ci ha fatto così e è caduto il fulmine. Vabbè, ma quest'uomo è stato bagnato dall'acqua santa quando è nato. Proprio l'hanno buttato dentro con una violenza incredibile. Poi magari la persona più sfigata al mondo è stato botta di culo. Però ma che figata! Harry Potter ha fatto l'incantesimo Fulmunus. Fulmunus, ma sembra più rumeno. Cioè, devo provare sta cosa. Magari è meglio se evito io, che con la sfiga che ho mi becca a me il fulmine. Quindi lasciamo perdere. Mi ha tagliato i capelli. Ma sì, però amico mio, ma che cavolo fai in mezzo alla strada? Quella neanche ha capito nulla. Era su Facebook a parlare con gli amici. Si è trovato uno che gli faceva le capriole in testa. Complimenti, tra l'altro, con quale agilità. Però amico mio, io fossi in te eviterei, perché stavi per mandarla in coma. Tra l'altro, guardate la sua faccia. Porca vacca, la stavo per ammazzare. Ma per forza, dai, vai. Hai dei problemi anche tu però a farlo in mezzo alla strada. Ok, salve. Che bell'uomo che è lei, che fa? Che sta... Sei guardato. Ma è successo veramente questa cosa? Ma che faccia fa? No, vabbè, ma raga, ma che sfiga. Questo non è perfect timing. È perfect sfiga. È proprio una bella cacata di... Per fortuna a me non è mai capitato. Magari potrebbe farmi diventare più intelligente. Che ne sai? Difatti nessun colobo mi ha mai cagato in testa. Faccio schifo pure allora. Però poverino ha fatto una faccia. Non è possibile. Non è successa veramente questa cosa. Ma sei proprio impegnato. Ma cos'era, un piccione geneticamente modificato? Con quale grandezza del suo ano? Ma neanche dopo 5 kebab. Anche chiuso l'occhio. Spaventato. Va bene. Immagini incredibili degli animali col drone. Non è possibile. Io ho preso un drone. Non lo userò mai per riprendere. A parte che non lo so manco usare. Lo farei schiantare dopo 5 metri. Però nel dubbio evitiamo. E le probabilità comunque, raga, erano davvero basse. Proprio lì ha dovuto saltare e scalciare. Mi sa che si è spaventato a vedere un drone. Ha detto: è stato giusto io, vai, via. Bel calcione. Va bene. Se io mi chiamo Barba Mamma. Ma come è possibile? Ma neanche se la colla l'ha fatto a caso. In realtà il libro non l'ha preso perché sapeva che stesse per cadere un libro. L'ha preso così, a caso. Ha avuto uno spasmo alla mano e l'ha raccolto. Cioè, guardate, raga, lei in realtà... Ma questa cosa non è possibile. Però guarda, tipo, cos'è successo? Perché ho un libro in mano. Però ha salvato il film. Deve entrare negli Avengers perché a quanto pare ha dei poteri. Anche lui a quanto pare ha dei poteri. Com'è possibile? Cioè... Ma neanche se ti impegni per un mese. Niente, l'ho detto oggi che ho dei problemi. Ma perché sto sclerando così? No, è per colpa di questi filmati che... Roba incredibile che a me non sono mai successa. A parte per i cicles di prima, però uno sfigato incredibile. Fantastico. No! Poverino il cagnolo. Vabbè, ma loro sanno nuotare in teoria, no? Eccolo! Grande... finalmente una cosa bella, dai. Ma povero! Era cadutissimo. Tutto a posto. L'ha raccolto come se nulla fosse. Ma...
Non è una parte che... Come? Perché la macchina è scoppiata. Raga, questa non è fortuna. Di più. Ma proprio a dei livelli estroversi. Cioè, chi ti va a passare? I vigili del fuoco. Non è che dici l'ambulanza, che in quel caso non serve a nulla. A posto, in 2 secondi. Eh sì, avrei bisogno dei vigili del fuoco. Al cacao, quella velocità, siamo già arrivati. Ecco, anche in questo caso però devo dire una fortuna più che azzeccata, porca vacca. Ma poi cos'è successo? Perché la macchina all'improvviso è scoppiata? Vabbè ragazzi, non facciamoci domande. E quella faccia, fai bene a farla, t'arrestano. Perché stai giocando a golf in mezzo alla strada? Proprio, madonna che sfiga. Questo poverino, mi sa che se lo ricorderà per un bel... Io non mi ricordo più l'italiano, quelli sono discorsi diversi. Cioè, però sei un po' cretino, te la cerchi? Ma poi non puoi guardare prima se sta passando qualcuno. No, noi lanciamo la pallina a caso. E dalla sua faccia mi sa che li ha anche colpiti. Potrebbe essere un problema. Va! Ma con quale sincronizzazione? Si sono messi d'accordo, sono fratelli gemelli, non è possibile. Cioè, proprio nel momento esatto, con lo stesso salto, con la stessa frequenza, con lo stesso movimento, con la stessa velocità. Non ho più voce. Queste però sono cose belle, perché all'improvviso vedi due orche giganti che fanno le stesse cose. È un po' strano. Si sono sincronizzate, raga, è l'unica spiegazione. Vabbè, che fa questo qua? Perché? Ehi, Thor, raga, è lui in versione comune. Figlia a terra, che figata però. Non stavo capendo perché questa posizione incredibile. Ora ho capito. Ma raga, com'è possibile fare una roba del... Ma a parte il fatto che è preciso, sembra proprio che lo stia tirando lui il fulmine. Vabbè, ma sti filmati sono una roba... Occio! Ma poveri. Erano distratti in tre. Si sono anche dati un budget. Non so parlare. Si vede proprio che stanno guardando a caso. Non so se è un bacino o più una testata. Mi sa la seconda. Sono rotto il naso. Ma che sta figa? Ma che fuoco? Hanno una cascata che mentre scende crea l'arcobaleno. Vabbè, io il fuoco vedevo. Il fuoco blu. Vabbè, raga, io vedo veramente le fatine che corrono e si inseguono e si danno i pugni in faccia. Che figata pazzesca è sta roba? Raga, cioè, quando cade una cascata può succedere questa cosa? Che si forma l'arcobaleno. Effettivamente l'acqua che crea queste particelle, no? Che vanno un po' ovunque. Con i raggi solari che vengono... Sto facendo finta di capire quello che sto dicendo. In realtà sto dicendo cagate. Ma andiamo avanti! Ma tu sei completamente... Spero sia fatto apposta, perché se l'ha fatto a caso... Devi accendere un cero a Gesù bambino. Secondo me come cosa organizzata, perché non è possibile. Guarda caso c'è... Che cos'è questo macchinario? Uno spazzaneve gigante. Lì pronto a sfondare tutto. Non ci credo, mi dispiace, però figo, c'è da dire. E tu mi stai dicendo che esiste una fontana che attraverso l'acqua ti dice che ora è insomma. Ma porca vacca, ma perché non l'ho mai vista queste cose? Ma dove cavolo abito? Su Plutone. Cioè adesso no, ma voi l'avete mai vista una cosa del genere? Io sinceramente no. Una fontana che ti dice che ora è insomma. Cioè ormai i classici orologi sono superati. Usiamo le fontane che sono anche più carine. Ma che figo. Non mi dire che lo riprendi, perché ti giuro, prendo e me ne va. E io te l'avevo detto però. Quando io dico una cosa poi la fai. Ma che cavolo mi stai narrando? Dai, smettiamola per favore. Va bene tutto, però c'è un limite. Jesus Christ. Cioè, quindi mi stai dicendo che hai lanciato una bottiglia di Coca-Cola e sparata in orbita? E sei riuscito pure a riprenderla? Certo. A quanto pare però è vera questa cosa, ragazzi. Ma che cosa ho detto 2 secondi fa? Jesus Christ. Sto avendo paura. C'è Gesù che mi sta ascoltando. Mi punirà tantissimo. Come è possibile? Timing perfetto. Me l'avevo detto io. Non stavo scherzando. C'è una macchina ribaltatissima. Jesus Christ della serie. Che cavolo avete fatto per fare un incidente del genere? Che poi tra l'altro è l'unica macchina. Come cavolo ha fatto? Va bene. Abbattimento di... No, ti prego, ti picchierò le... Madonna, quanto mi irritano queste cose. Proprio nel profondo del mio alluce. Ma dai, ma proprio in quel momento... I can fly. Che sofferenza non vedere le cose che scoppiano malissimo. Queste cose sono proprio brutte, che ti feriscono nell'anima. Perché non vedere un edificio che sta scoppiando già di su. Ma perché continua a dire scoppiare? Ma basta! Ho un vocabolario di 4 parole. Poi! Qualcos'altro! Non lo so! Vuoi prepararmi anche un panino, già che ci sei? Che cosa è successo? Ha lanciato 2 mazze
da baseball e una da golf, non da baseball. Le ha lanciate, quindi quella ha colpito la pallina per poi infilarsi nella cosa e lanciarla. Vabbè, sì, certo. E a quel punto poi sono scesi gli alieni che ti hanno creato un vestito su misura per te, va bene? Vabbè, siamo Hogwarts, chiaro. Cose che non succederanno, ma neanche se mi dicessero, guarda, sta per partire, fallo. Sbagliare comunque, 3 secondi dopo iniziare. E infine abbiamo... Che cavolo sta facendo? Genio! Raga, ha appena fermato un criminale incredibile. Era inseguito dalla polizia. Hop! Gli ha messo... Se non gli hanno dato un premio, però sono delle persone malvagie. Porca cazzo, sti filmati sono la vita. Ma perché queste cose non succedono mai a me? Sono tante delle... Capito, no? In ogni caso, raga, basta! Perché vedere tutte queste cose che purtroppo non sono mai capitate mi fanno diventare triste. Quindi per oggi abbiamo visto abbastanza. Fatemi sapere la vostra, quale tra questi filmati vi è piaciuto di più. Ma prima di concludere, come sempre, vado a salutare. Non riesco neanche più a parlare, c'ho il fiatone. Filo, Alessandro Costantini, The Foxy Zoo e Antoplay. Ciao ragazzi, il VC3 di oggi. Sì, ti piace. Filo, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E noto, vi ricordo che in descrizione avete tutti che... neanche io capisco quello che sto dicendo. Instagram, Facebook e qui si va. Seguitemi su Instagram, se mi piace, alla pagina di Facebook. Iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.